La situazione della protesta sull'acqua si è un po' affievolita, anche lei, diciamo, al momento non ha ritenuto più di manifestare davanti al comune, anche se ci sono stati degli sviluppi relativamente a due sorgenti, due fontane, questa vicino Acquamara, insomma, vicino al comune, e quella di Porta Panitteri. Ecco, brevemente qual è la situazione al momento su queste due fontane e se lei ha lanciato anche un appello alle associazioni, coadiuvato anche alle associazioni, di una ripresa della, diciamo, protesta per l'acqua, perché in realtà, diciamo, molti quartieri ancora soffrono la distribuzione idrica di diverse settimane, mentre si vuole dare un'idea di normalizzazione. Ma guarda, intanto vogliono dare un'idea di normalizzazione, stanno pubblicizzando la fine della crisi idrica. Non è così, c'è ancora un decreto ministeriale, crisi idrica c'è, abbiamo notizie di 32 giorni di attesa per alcuni quartieri. Noi siamo lì, il sit-in potrebbe riprendere da un momento all'altro. Stiamo attendendo che il sindaco renda pubbliche le analisi delle acque sia di Porta Panitteri che di Acquamara. Acquamara, che tutti sanno, è all'interno del Teatro Pirandello, la fonte è un ipogeo. La Porta Panitteri invece è in zona proprietà Picarella. Il prefetto il 4 di aprile, al quale abbiamo scritto e chiesto immediatamente un incontro, il 4 di aprile il prefetto aveva lanciato al Palazzo della Prefettura, presso la sala Giglia dell'ex provincia regionale, aveva lanciato un appello ai sindaci: ditemi se ci sono fonti da requisire e mettiamole immediatamente in rete, perché la crisi idrica sarà abnorme. Questo è ad aprile, siamo a settembre. Il sindaco di Agrigento non ha fatto nulla, è fermo al palo. Lui dice di lavorare nel silenzio, ma il silenzio è tombale. Non ci sono fonti, non hanno reperito pozzi, non si è reperito nulla. Si parla di dissalatori. Abbiamo sempre detto noi che i dissalatori erano l'ultima ipotesi, perché costeranno un mare di soldi agli agrigentini, ma si parla anche di dissalatori mobili, che sono quelli che invece avevamo chiesto nell'immediato, l'affitto di due dissalatori mobili per mettere acqua in rete. Non hanno fatto nulla. Adesso ci sono i soldi del governo nazionale, ma il sindaco è ancora fermo a palo, cerca di organizzare manifestazioni, e ieri sera una manifestazione è stata, c'erano appena 20 persone che la vedevano, non si pubblicizzano. Sappiamo tutti come sono andate un paio di manifestazioni al Teatro Pirandello preparatorie al 2025. Questa è l'amministrazione. Una cosa ci tengo a dire: che la stampa non dia notizie di fine di crisi, perché non è così. Se loro dicono che c'è la fine della crisi, non è così, accertatevi. Non c'è la fine della crisi, siamo ancora in piena crisi. Naturalmente le piogge sono arrivate e si potrà distribuire un po' meglio l'acqua, però la crisi c'è. Le due fonti abbiamo chiesto che vengano messe a disposizione. Chiarisco che quella di Fonte Amara, dell'Acquamara, ha delle problematiche, ma che sono risolvibili. Così com'è, non si può bere, non si può utilizzare per usi umani. Si può risolvere mettendo degli additivi. Quella di Porta Panitteri sembrerebbe uguale. Noi siamo lì, pronti a tornare a fare il sit-in, perché Agrigento merita un'amministrazione che la amministri e che non che la utilizzi solo per feste e festini.